Signore e signori, tra qualche istante la consegna del trofeo senza fine. Il trofeo senza fine sarà accompagnato sul palco dalla madrina del Giro d'Italia, Cristina Chiabotto. Anche Andrea Monti, direttore della Gazzetta dello Sport, accompagnato da Mauro Vesi, direttore del Giro d'Italia. Ecco il momento tanto atteso. In questo istante Mauro Vegni e Andrea Monti consegnano il trofeo senza fine al corridore spagnolo, vincitore della 96ª edizione del Giro d'Italia, dalla Spagna per Team Cosa. Sasso scrive il suo nome in stato d'oro, edizione numero 98 del Giro d'Italia. È uno spagnolo, aveva già vinto nel 2008, si ripete nel 2015 alla maniera dei grandissimi. Milano applaude Alberto Contador. Il vincitore, il coordinatore del Giro d'Italia con il trofeo senza fine, il falso del pistolero di Spagna, Alberto Contador. Il simbolo della vittoria, una lunga storia, nata nel 1909, il cordone che già aveva scritto il proprio nome sul trofeo senza fine del 2008 e si ripete quest'anno nel 2015, il vincitore dell'edizione 2015, Alberto Contador, ma con lui sul palco il contesto del Tempo di festeggiamenti a Milano, medaglie giallo blu del team in contatto con il loro leader, il capitano dalla Spagna, Alberto Contador. Arriva sul palco anche ora il kickoff a festeggiare Alberto Contador. È il momento della gloria con la maglia rossa, il trofeo senza fine, festeggiato Alberto Contador da una famiglia russa che si chiama Tipov Sasso. Grazie.
fotografie, l'emozione, il rosa sul palco di Milano per Alberto Contador, accompagnato dai propri compagni di squadra. Sergio Paolino, Ivan Romni, Matteo Rosato, Manuele Boano, Ivan Basso, Cristobal Giuliesen, Roman Kreuziger, Michael Rogers. Gloria. È un tripudio a Milano, è un tripudio. Ricordare che ha scritto per la sua seconda volta in carriera, dopo l'avventura vincente nel 2008. Alberto Contador si ripete oggi, in questo istante, qui a Milano. L'applauso del pubblico per Alberto Contador. Arriva per festeggiare anche il direttore del Giro d'Italia, Mauro Belli. Arriva la madrina del Giro d'Italia, Cristina Chiappotto, e non poteva mancare il direttore della Gazzetta dello Sport, Andrea Monti. È un momento incredibile, un momento destinato a rimanere nella memoria degli sportivi, degli amanti del ciclismo. Alberto Contador e il suo team Tinkoff Saxo.